Il Volta, nonostante fosse primo nel girone, comunque temeva il Maino e temeva il numero 32 Stefano Cacitti. Sono riusciti ad arginarti questa sera? Sì, devo dire che hanno fatto un bel lavoro, perché non riuscivo a giocare dentro l'area. Peraltro ho tirato tanto da tre grazie alla loro difesa e male, e questa è colpa mia. E mi dispiace, perché i miei compagni hanno fatto anche una bella partita, hanno segnato quasi tutti. Oggi avevamo le rotazioni limitate, abbiamo scoperto di non poter far giocare un ragazzo perché non aveva la visita medica 10 minuti prima della partita, altri due in collegio malati, avevamo una rotazione a 6 e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Dispiace, perché era una bella opportunità, visto che alla fine è finita con 6 punti di scarto e siamo stati in partita fino alla fine. Siete riusciti ad impensierire un Volta che è matematicamente capolista. Adesso giocano le altre 4 squadre, la classifica è molto corta, ma le speranze adesso iniziano a scarseggiare? Sì, beh, le nostre possibilità ovviamente sono limitate. Proveremo a giocarci le prossime 2 partite e vediamo cosa riusciamo a fare. Il Don Bosco abbiamo visto che è una bella squadra, il Fraccaro e il Golgi ci ha battuto. Il Fraccaro comunque sono anni che è ai vertici dell'intercollegiale, era sicuramente un girone difficile, ce la siamo giocata, abbiamo perso di poco oggi, abbiamo perso di poco contro il Golgi e questo è quello che siamo riusciti a fare, insomma. Dispiace, perché potevamo anche fare di più.